bisogna stare attento perché è molto pericoloso. Proprio quel lago là è molto pericoloso perché altri laghi che l'acqua corre va giù, ti buttano sopra, ma là ti tira dentro. Quello che ci è apparso questa mattina tra i roccioni bianchi e l'acqua cristallina non può essere definito un fiume killer, eppure lo è stato domenica. E di fronte alla vicenda di Dario Triglione, il ragazzo di soli 26 anni, il cui corpo è stato ritrovato a 5 metri di profondità, la comunità non smette da giorni di interrogarsi, di provare a cambiare qualcosa. Nessuna acqua interna dolce sarebbe teoricamente balneabile in regione. Il divieto di balneazione non si fonda su fattori microbiologici, ma sul fatto che la regione, in forma precauzionale, per motivi di sicurezza, per risparmiare fondi su analisi accurate, ha disposto così in tutti i corsi d'acqua interni, da Piacenza a Rimini. È proprio questa legge che il sindaco Roberto Pasquali, e su questo concordano anche gli ambientalisti, intende far modificare a partire dall'11 luglio, quando a Bobbio si riuniranno i vertici regionali e locali per discutere il contratto di fiume. Credo che bisognerà mettere dei cartelli spiegando quelle che sono le insidie che la Trebbia ha. Insieme, io credo che oggi bisognerà spiegare senza vietare. Giovanni Alberti, presidente della Proloco di Bobbio, spiega come nei pressi della diga di San Salvatore il fiume possa raggiungere anche punte di profondità di 10 metri. Visto che abbiamo Roberto Reggi, che è direttore dell'Agenzia del Demanio, direi che forse è il momento che il demanio passi le spiagge, le aree del Trebbia alla gestione dei comuni, e i comuni si organizzino in questo senso, creando delle aree attrezzate con bagnini appositi per il salvataggio. Tanti sono i commenti dei cittadini, dei canoisti più esperti, dei semplici turisti. Il fiume va a letto, il fiume non è un giocattolo, come non lo è la natura in generale, non lo è neanche il nostro pianeta, non va dato per scontato niente. E comunque la cosa importante è sicuramente affidarsi a delle persone competenti. Posso dire che in passato erano molto più frequenti questi incidenti qua di annegamenti. Come si fa a sorvegliare tutto il fiume? L'unica cosa che c'è da fare, secondo me, per vivere bene il fiume è prestare attenzione. Ed è la cosa che è stata insegnata a noi dai nostri genitori e quella che insegniamo noi ai nostri bambini. Cosa vi aspettate da questa giornata? Voi siete arrivati addirittura da Milano. Sì, noi c'è un bel paesaggio, pensavamo di stare qua al fiume, rilassarci un attimino, ce l'hanno consigliato degli amici e pensavamo di passare la giornata qua in tranquillità. Voi avete pensato addirittura a un bagnino anche a vostre spese, siete disposti anche a questo, però non si sa se si può. Sì, infatti ne abbiamo parlato proprio ultimamente con un ragazzo che ha appena preso il brevetto e avevamo pensato già da un paio d'anni a un defibrillatore, perché qua è difficile raggiungere la zona. Di certo chi non è mai stato a San Salvatore si perde il fascino della vecchia Aia, sulla quale si affacciano le casette in sasso, a strapiombo sul fiume. Giovanni Mozzi vive qui da sempre. Conosce palmo a palmo il fondo del Trebbia. Sì, palmo a palmo, perché è uno specialista, così si definisce, e riusciva a toccare il fondo, anche a metri di profondità, catturando i pesci. Ora ha 90 anni, ma ricorda alla perfezione ogni aspetto del fiume, come ogni altro anziano rimasto a custodire il borgo. Quello lì è un lago fermo. Perché se vai nei nostri laghi, sono i più belli della Trebbia, non neghi, perché se vuoi negare ti porta su l'acqua, quando sento ti porta su. Invece là c'è un lago fermo sotto la diga, il Briglione, lì ti porta giù, non ti manda su.